Incontriamo Sergio Sciarmella, country manager di Sphinx Italia. Buongiorno, ci descrive sinteticamente che cosa fate per capire? Sphinx Italia è parte di un gruppo europeo, distributori di componenti e sottosistemi del mondo IoT, soprattutto per quello che è la comunicazione industriale, quindi router, PC industriali, sistemi LoRa, Ethernet industriali, e quindi noi siamo, diamo supporto alle aziende che lavorano nell'IoT per avere la giusta tecnologia per sviluppare le loro soluzioni. Quindi siete un po' quelli che anticipano, diciamo, quello che poi è il vero utilizzo dell'IoT sul mercato, insomma? Beh sì, lo anticipiamo, nel senso che rendiamo disponibili i mattoni più efficienti e più nuovi, ma anche più stabili possibile. Qual è il vostro, diciamo, la vostra visione, diciamo, del mercato dell'IoT in Italia? Beh, è uscita dalla giovinezza, sta diventando un mercato più maturo, più consapevole, molto ancora da fare, da crescere, ma quello che erano i primi momenti avventurosi sono finiti, ecco. C'è da ottimizzare e capire veramente i sistemi che servono. Il mondo dell'industrial IoT, di cui si sta parlando sempre più di frequente, ma non solo, perché comunque abbiamo visto che l'IoT sta parlando un po' a tanti settori verticali. Che cosa le dice esattamente? Cioè, quali sono magari i consigli che si sente di dare a un'impresa che vuole avvicinarsi a un investimento in ambito IoT? Ma consigli sono difficili, diciamo, cercare partner affidabili, cercare delle referenze e valutare con attenzione il modello di business e anche le opportunità nuove che si aprono, perché spesso partendo con questi sistemi si sa da dove si parte, ma si trovano anche delle belle sorprese. Però attenzione, perché l'idea di costruire delle cattedrali nel deserto è sempre rischioso, insomma, è sempre una cosa che può capitare. Grazie mille e buon lavoro. Grazie anche a voi, arrivederci.